A rischio gli stipendi dei dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta e i lavoratori dopo i ritardi nell'accreditamento della mensilità di gennaio per mancanza di liquidità nelle casse dell'ente potrebbero non percepire lo stipendio di marzo e dei mesi successivi. A lanciare il grido d'allarme il segretario generale della CISL Funzione Pubblica Gianfranco Di Maria. I 20 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana per le 9 province infatti non sarebbero sufficienti per garantire il pagamento degli stipendi e dei servizi erogati dall'ente. Dunque si paventa il rischio del dissesto finanziario che i sindacati in sinergia cercheranno di scongiurare sollecitando l'approvazione del testo definitivo della legge che abolisce le province e istituisce i liberi consorsi dei comuni. Probabilmente dal prossimo mese sono a rischio gli stipendi, tant'è che i ragionieri generali, sappiamo, hanno già inviato delle note alla Corte dei Conti per comunicare questa situazione. Ma come stavo dicendo prima, quello che ci dispiace è che questa cosa stia passando in silenzio, anzi è come se effettivamente quella famosa pubblicità sui fannulloni si stesse attuando. Ma è sotto l'occhio di tutti i cittadini che le strade sono assolutamente impercorribili, le scuole, addirittura qualcuno è rimasta senza riscaldamento, l'assistenza ai portatori di handicap non può essere assicurata per tutto l'anno, cioè i disservizi che sono proprio ai compiti della provincia incominciano a evidenziarsi, quindi il famoso risparmio con la riforma delle province pare non ci sia stato. Ma non solo, adesso ci viene in aiuto pure la Corte Costituzionale che con una sentenza, la numero 10 di quest'anno, seppure proposta dalla Regione Piemonte, dà una sferzata a questa riforma, una riforma malfatta, senza avere prima previsto dove devono andare i dipendenti e quali sono le competenze che devono essere trasferite. Siamo, secondo me, nel caos più assoluto, ma più del caos il silenzio dei cittadini che non hanno questi servizi e che ritengono che non ce li abbiano perché noi non vogliamo lavorare. Non è assolutamente così. E quello che il prelievo forzoso l'anno scorso era 6 milioni, quest'anno è 12 milioni di euro. Questi 12 milioni di euro non vengono sottratti allo stipendio del personale, vengono sottratti ai servizi resi al territorio.